saluto a Giovanni Grasso, buonasera. Allora, ve lo presento. Buonasera, benvenuto. Giornalista, scrittore, autore televisivo, da tanti anni segue la politica come giornalista parlamentare, ha detto stampa di ministri e istituzioni. Da 4 anni è consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'applauso è a Sergio Mattarella, però arriveranno anche quelli a lei. La mostra sulle leggi razziali, ora iniziamo a entrare nell'argomento di cui parleremo e poi vedremo una nostra escursione di martedì sul tema. La mostra sulle leggi razziali in corsa al Quirinale l'ha organizzata lei con Paco Lanciani. Allora, stasera parliamo del suo romanzo appena pubblicato per Rizzoli, Il caso Kaufman. Di che parla? Il caso Kaufman è liberamente tratto da una storia vera. All'inizio degli anni 40 ci fu un processo importante a Norimberga. Un anziano ebreo, ultra sessantenne, fu accusato di aver avuto una relazione con una giovanissima tedesca ariana, secondo i criteri dell'epoca, quindi fu processato per violazione delle leggi razziali. Questa è una storia vera, non racconto il finale ovviamente, ma io ho preso ispirazione da questa storia vera e ho costruito un romanzo. E perché ha deciso di raccontare questa storia? Ma guardi, in realtà, come scrivo poi nella postfazione, questo romanzo l'ho scritto nel 99, sono passati molti anni, abbiamo messo abbastanza poco a scriverlo e molto a pubblicarlo. Una storia che mi ha colpito molto leggendo un libro, l'ho scoperta leggendo il libro di Hilberg, che è un po' la Bibbia della storia dello sterminio della Shoah in Europa, e c'erano 2 paginette dedicate a questa vicenda. Mi ha colpito molto perché... Naturalmente ne fa le spese anche la ragazza, ovviamente, perché mi ha incuriosito e sono andato a cercare un po' di documenti, poi pian piano cercando i documenti mi è venuta l'idea di cimentarmi sul romanzo. Il mio primo romanzo, ho scritto qualche libro, ma di carattere più storico-biografico. Ecco, però c'è la storia qui, no? Racconta anche la Germania degli anni 30. Che Germania era? Quella che si avvia al nazismo. Ma è una Germania molto particolare, perché io dico sempre... che domandarsi perché nel paese che aveva creato geni assoluti tipo Beethoven e Goethe si arriva in pochi anni a una regressione così grave da mettere proprio in discussione non solo la civiltà europea e tutta la cultura tedesca, ma proprio l'idea stessa di umanità. È una Germania che esce ovviamente arrabbiata, delusa, sconfitta dalla guerra, umiliata dai trattati di pace, con una forte crisi economica, morale e sociale del paese, e questo germe dell'antisemitismo feroce che già Hitler aveva dimostrato trova in questa Germania così inquieta, così in crisi di democrazia e di rappresentanza, in crisi economica, un terreno fertilissimo. E questo è un po' il punto di forza, anche uno dei punti di forza di questo romanzo, la descrizione di come questa evoluzione, anzi regressione dell'antisemitismo prende piede. Successe lentamente, vero? Ma è successo, diciamo, più che lentamente, per gradi, ma è stato un cammino inesorabile. Già appena arrivati al potere, subito cominciano le prime misure antisemite. Nel 1935 ci sono le leggi razziali di Norimberga, che sono i 3 anni antecedenti a quelle del regime italiano. E tra le tante cose che prescrivono c'è proprio il divieto di avere relazioni, rapporti sessuali, matrimoni tra ariani ed ebrei. Ma in particolare c'è un'ossessione, io riporto proprio nella pagina iniziale, l'ossessione di Hitler per l'idea che le giovani tedesche bionde fossero... violentate, ingannate, violate da quelli che loro chiamano i parassiti ebrei. Proprio un'ossessione di carattere quasi psicanalitico. Teniamo presente che sugli ebrei si sono scaricati tutte le responsabilità del disastro economico, della fine della guerra, l'economia in mano loro, tutti questi stereotipi. Tenete presente che gli ebrei in Germania in quel periodo erano 0,75% della popolazione. Adesso come il nemico dei tedeschi, un paese fortissimo, con una grande tradizione culturale e militare, possa essere
lo 0,75% della popolazione, la causa di tutti i mali è... Sono i misteri della mente umana, no? Della mente e della storia. Della mente e della storia. Perché ci sono tantissime spiegazioni a livello storico, sociologico, psicologico sulla nascita del nazismo, ma secondo me come trasformare un paese civilissimo in un... veramente nell'anticamera dell'inferno, tutte le spiegazioni ci aiutano a capire, ma non basta. Serve la narrazione di un romanzo. No, magari. Non lo so. Perché la sociologia, la psicologia non ti può portare fino a quel punto. È impossibile instaurare paralleli a distanza di tanti anni, però è vero che l'antisemitismo è ancora un fenomeno, purtroppo, pensiamo a quello che succede negli stadi, purtroppo ancora molto comune, ed è molto comune l'istituzionalizzazione del nemico. Quanto le società moderne corrono il rischio di ricadere in quegli errori? Non si ripete mai la storia nelle stesse forme, è un orrore probabilmente, speriamo, irripetibile, però quei meccanismi mentali, quanto rischiano di riconvolgerci? Ma io appunto, come lei diceva, sono assolutamente d'accordo, ho una formazione storica, quindi ho imparato dai miei maestri che la storia non si ripete mai. Ecco, però naturalmente la storia è maestra di vita, quindi ci insegna alcune cose. Certo, oggi oggettivamente c'è un incremento dell'antisemitismo in Italia e in Europa. Sono tornati degli slogan, ovviamente si tratta di una minoranza che è però più agguerrita di un tempo. Nelle prime elezioni di Hitler prese percentuali bassissime, poi nel 1933 andò al potere con la maggioranza assoluta. Quindi diciamo, non si possono fare paralleli, però bisogna vigilare. Ci sono state le pietre d'inciampo di Velte, ci sono accuse continue sul web. Il web è purtroppo, tra i suoi, cioè, molti pregi, ma anche difetti, è un amplificatore dell'antisemitismo. E non solo antisemitismo, le etnie in genere vengono... E quando lei a un certo punto scrive, agli occhi delle masse in quella torbida stagione le vittime divennero carnefici, gli innocenti colpevoli e i carnefici vennero accolti da liberatori. Cosa vuol dire? Allora, questo è un passaggio che riguarda una piccola vicenda, voglio dire persino, non voglio dire divertente, ma persino divertente, che Kaufman è un anziano ebreo vedovo nel romanzo, perché nella storia reale aveva dei figli, era sposato, ma insomma, quindi c'è la finzione, certo. E si chiamava Katzenberg, cioè il nome è cambiato, aveva come domestica la portiera del suo stabile ed è, rispetto alle leggi di Norimberga, per rispettare, è obbligato a licenziarla, perché anche in Italia, nelle leggi razziali, gli ariani non gli ebrei non potevano avere domestiche ariane, proprio per quella fissazione, certo. Superiore, credo, ai 50, doveva essere, insomma, non doveva essere più anziana, più giovane, non doveva avere più di meno c'erano di 50 anni, meno di 50 parole, anni, perché poi con lo stesso... Che succede? E quindi Kaufman nel romanzo spiega a questa Eva, a questa portiera, che lui è obbligato a mandarla via. Lei non capisce e pensa, mi sta mandando via perché se la fa con questa giovane Irene. Questo è il meccanismo mentale. Naturalmente è la metafora. È doppiamente colpevole, costretto dalle leggi. È la metafora, cioè le persone che sono vittime, cioè in questo caso l'ebreo Kaufman diventa invece gli ebrei che sono vittime del nazismo feroci diventano invece i carnefici nella mentalità della Germania di quell'epoca. Allora, un altro aspetto che colpisce nel suo romanzo è quello, l'attenzione che pone al concetto di indifferenza. Quando cittadini comuni cominciano a credere che siano normali situazioni ingiuste, che normali non sono come le leggi razziali o la violenza, lasciano correre, diventano patrimonio del cittadino. Ma dunque c'è un problema, credo, filosofico, storico, di diritto enorme, cioè la legge e la morale. E nelle società è normale che quando una cosa anche molto sgradevole e molto ingiusta diventa legge, le leggi razziali, poi piano piano, se non c'è una forte resistenza morale, li si accettano. Cioè, non tutto quello che è legale è morale. Le leggi razziali erano gravemente immorali, inumane, però per molta gente, siccome erano legge, diventano legali. E il giudice che processa Leo e Irene, e che poi viene a sua volta, questa è storia vera, ovviamente i nomi sono cambiati, viene processato dal tribunale alleato di Norimberga, tenta nella sua autodifesa di dire, ma io solo ho applicato la legge. In realtà lui non solo applica le leggi, ma le applica anche quelle leggi così ingiuste, le applica in maniera ingiusta, ma non voglio svelare particolari della... In Italia c'è la Costituzione, no?
che determina dei principi sulla base delle quali una legge può decadere. E questo è l'ancoraggio poi del diritto anche all'umanità. Poi ci sono delle regolamentazioni internazionali, però è un tema molto discusso, no? Ci sono leggi che possono essere rispettate o no? No. Dunque, la Costituzione italiana, per nostra fortuna, nasce proprio dopo il fascismo, la dittatura e la guerra, quindi ha molti anticorpi. Leggi tipo quelle razziali, sia quelle fasciste che sia quelle naziste, oggi non potrebbero proprio essere approvate. Mi auguro anche, come dire, che non siano neanche concepite. Ecco, però la Costituzione, la Presidenza della Repubblica, e non posso parlare di conflitto di interessi, ma la Corte Costituzionale, oggi come oggi, le leggi di quel genere le ridurrebbe. Io ripeto, non penso che nessuno può venire in mente di presentarle. Le ridurrebbero in cenere immediatamente. Però, qualora fosse, stiamo parlando ipotetico del terzo tipo, insomma, in Italia però ci sono dei Senta, non è un trattato di sociologia, è un romanzo d'amore. Qual è lo spazio di questa, del romanzo d'amore in questo racconto? Diciamo che io cerco, tento, poi non so se ci riesco, ripeto, è anche il mio primo romanzo, quindi sono un po' emozionato e anche un po' preoccupato, di raccontare la storia della Germania di quegli anni attraverso questo amore che poi è un'amicizia, è un rapporto particolare, sicuramente non c'è la relazione sessuale, anche se qualche volta magari viene voglia di due, eccetera, però raccontare attraverso questa storia quello che succede nella Germania. Quindi, e ricordarci, insomma, cosa non deve succedere oggi. Giovanni, grazie. Il caso Kaufmann, in bocca al lupo, grazie.